Carbone, un mese di assenza, un rientro, un gol, una vittoria, la sesta del Catanzaro, ci sono tutti gli ingredienti. Sì, hai detto benissimo tu, hai racchiuso tutto nella tua analisi. Sono molto contento di come è andata la partita e certo potevamo magari chiuderla prima, però noi siamo abituati ormai a soffrire fino alla fine e se poi comunque si raggiunge la vittoria va bene lo stesso, ecco. Sei stato assente, che cosa si prova a non stare in campo con i compagni la domenica? Sono stato fuori e ho sofferto tantissimo, credetemi, è stata una cosa dura, però devo fare i complimenti ai miei compagni perché in queste tre partite hanno veramente giocato bene, poi hanno sempre vinto, quindi un grande complimenti e un grande applauso ai miei compagni e adesso speriamo insieme a me di riuscire a portare a casa finalmente questo campionato. Impianti per la doppietta che magari potevi anche... Sì, però ormai quest'anno non so che quanti pali attraverso colpito, però va bene, se poi si vince va bene lo stesso. Senti, una squadra che si chiude in difesa come la Versa Normanna vi crea problema, cioè nonostante avete concretizzato poco, però avete creato moltissime occasioni. Sì. È un po' dai quello che ci accompagna ormai dall'inizio del campionato, dove comunque sia tutte le squadre che vengono qui a Catanzaro si chiudono. Ed è difficile per noi fare gioco, però comunque sì, hai detto bene tu, riusciamo a creare tante palle da gol e dovremo migliorare appunto nella fase realizzativa. Per concludere, Carbone, mercoledì si gioca in Coppa, Catanzaro è l'unica squadra di seconda divisione nella manifestazione, c'è tutto l'impegno. Sì, massimo impegno, perché io personalmente non sono mai arrivato a disputare una semifinale, una finale di Coppa Italia, deve essere una bella esperienza. Poi ci siamo e vincendo con qualsiasi risultato passeremo noi, quindi ce la metteremo tutta, ecco.